Eccoci, Maurizio. Allora, io ho Buongiorno. concluso, buongiorno, ho concluso questa presentazione, quindi Maurizio ci parlerà del, diciamo, del forum, chiaramente, quindi dall'esperienza personale come moderatore farà un po' il punto, diciamo, sull'informazione relativa alla sindrome di Asperger e dei possibili miglioramenti. A Ok. te la parola. Ciao Ok, Maurizio. grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio sia te che Davide per l'opportunità di poter essere online e parlare di questa cosa. Io ho scritto un testo per aiutarmi a essere, diciamo, un po' più coerente e evitare anche qualche problema, visto che penso che l'argomento sia piuttosto critico. Come detto da Davide Moscone, io non sono uno specialista nell'ambito dell'autismo, tant'è che il mio lavoro riguarda l'arredamento, e sono qui solo in veste di moderatore del forum. Che frequento dal 9 maggio del 2014. Prima di tale data, presi parte anche ad alcuni eventi che sono stati già elencati dal dottor Moscone, il quale poi mi ha diagnosticato nel 2015. La frequentazione del forum di Spazio Asperger è una delle terapie consigliate agli adulti, in quanto permette la condivisione di episodi della propria storia personale per un percorso di miglioramento, di conoscenza più approfondita e coerente della sindrome, e quindi tramite questo confronto la possibile crescita con l'acquisizione di strategie verso le varie problematiche, soprattutto sociali e sensoriali. Dal 1 gennaio del 2016 sono passato dall'essere semplice utente a moderatore, e quindi proprio dal 1 gennaio prossimo entrerò nel mio settimo anno, per dire che ho accumulato molta esperienza, anche e soprattutto nel gestire l'interazione così divisa tra semplice utente e moderatore, che è quindi un bellissimo esercizio interessante per acquisire maggiori capacità, diciamo, sociali. Allora, soprattutto dall'esperienza come moderatore, posso dire che una delle questioni che ci siamo sempre trovati ad affrontare come appunto non professionisti ma semplici volontari e continua ad essere quella della corretta informazione sullo spettro autistico, e in particolare nel nostro specifico sull'Asperger. E anche a distanza di molti anni, con la pubblicazione di molti studi, posso dire che questa informazione, in senso un po' generale, è spesso assente, se non addirittura disinformante. E in particolare parlerò di questa problematica dell'informazione rispetto alle famiglie. Una problematica che non rappresenta purtroppo un'eccezione. E se d'altra parte sul nostro forum arrivano genitori chiedendo quindi chiarimenti su vari aspetti, è perché evidentemente non gli sono stati forniti quegli esaustivi strumenti di comprensione. Dunque, a questo punto io è ovvio che faccia un distinguo. Prima di tutto, gli specialisti preposti alle diagnosi di autismo che sono presenti in questo momento a questo evento non devono sentirsi presi da queste mie dichiarazioni, perché so che molti, moltissimi svolgono il loro compito di informazione in modo professionale e competente. Quindi io non farò nomi, non nominerò luoghi specifici. Tutto ciò che quindi dirò è un po' un sunto di un'esperienza personale come moderatore. Probabilmente sono argomenti che già conoscete, però questa testimonianza potrebbe esservi utile. Dunque, sono passato nell'arco di interi 6 anni di moderazione dal reciproco supporto tra adulti, che comunque continuo, diciamo, a seguire, alla scoperta del supporto tra e verso i genitori. Questo è stato un aspetto per me del tutto nuovo e molto interessante, proprio per la questione dell'informazione, cioè è un toccare un po' con mano. Che cosa vivono le famiglie rispetto a ciò che coinvolge i loro bambini e la constatazione delle difficoltà di poter comprendere in modo chiaro ed esauriente sia la sindrome di Asperger in se stessa o le varie diagnosi più o meno sospette per i loro figli, e sia addirittura la diagnosi stessa una volta ricevuta. Inoltre, anche la definizione di spettro autistico che viene loro data è spesso carente di precisazioni, o
oppure queste precisazioni sono addirittura del tutto assenti. Dunque, da un lato, continua ad esserci un'enorme ignoranza sull'Asperger e anche sull'autismo, se vogliamo, e di conseguenza la paura di questi genitori di non essere in grado di gestirlo, quanto spesso poi c'è da parte loro un'aspettativa nell'ambito medico, culturale, ma anche rispetto alle presenze del forum di tipo salvifico, cioè un qualcosa che debba andare a risolvere definitivamente. Tutta questa richiesta che viene fatta discende, diciamo, in una sorta di piramide fino poi a noi che siamo semplici volontari e cerchiamo, diciamo, di fare il possibile, la maggior chiarezza possibile sui vari termini o aspetti che vengono coinvolti. L'aspetto primario, diciamo, è quello che riguarda il termine disabilità. Per fare un esempio, di pochi giorni fa, neanche una settimana fa, una mamma ha scritto sul nostro forum di spazio Asperger questa frase: anche noi abbiamo fatto domanda di identità civile dopo quasi 3 anni, perché per l'appunto la parola invalidità o disabilità ci fa venire brividi. Ok, il bambino è diverso, ma non è disabile. Il problema qual è? Che cosa possiamo rispondere? È vero che la parola spaventa perché è un contenitore che generalizza, è statico, non prevede di per se stesso gradazioni della stessa disabilità. Intendo rispetto poi a chi lo percepisce, che siano per dire gli insegnanti, come i compagni di scuola o gli altri familiari. E quindi, che cosa diciamo? Che è necessario accettare questo termine proprio per accedere a quelle che sono terapie di sostegno e, come dire, in qualche modo, più che accettarlo, capirne le possibili sfumature. Ma d'altra parte sappiamo che se c'è una disinformazione, il bambino dichiarato come disabile verrà visto sempre come, appunto, disabile, senza sfumature, quello è. Di esperienze dirette potrei raccontarne altre. Una in particolare, sempre su questo argomento dell'informazione, mi colpì profondamente. Fu durante un evento proprio dell'associazione Spazio Asperger, in cui tra l'altro feci la prima mia esperienza di advocacy, era nel febbraio 2018, e durante una pausa tra un relatore e l'altro, una coppia di genitori si avvicinò chiedendo perché noi lì eravamo a parlare di Asperger se tale diagnosi non era più contemplata nel DSM-5, come era stato detto dal neuropsichiatra infantile. E la coppia si dì che aveva ricevuto da pochi giorni la diagnosi d'autismo per il proprio figlioletto, e anche di essere completamente disorientati e con sentimenti di abbandono e solitudine rispetto a ciò che avrebbero dovuto affrontare. In quel momento era presente anche David Vagni accanto a me, però, diciamo, l'organizzazione dell'evento non mi permise di seguire questa coppia, per cui ci parlai un pochino, spiegai la questione del DSM-5 che ha inglobato l'Asperger con il livello 1, e il genitore, il papà di questo bambino, mi disse: sì, io ho capito questa cosa, però poi quando mi vado a documentare, per me mio figlio non è autistico. In che senso si va a documentare? Sì, vado su internet, vado a leggere i criteri e mio figlio non è così. Lo invitai comunque a rimanere per poter parlare meglio poi alla fine dell'evento, ma mentre io ero appunto sul palco a fare la mia testimonianza di advocacy, li vidi andare via. Che posso dire? Venendo andare via in quello stato mi è pesato molto. E quindi, qual è, in caso di diagnosi, la funzione dell'informazione se non comunicare l'unicità e la gradazione dei singoli criteri? Lascia a voi le considerazioni, perché davvero, che cosa possono andare a leggere online genitori a cui non sono stati dati gli strumenti adatti, se non informazioni che spesso non espongono chiaramente la variabilità soggettiva dei singoli criteri. Oppure viene usato un glossario inadatto o troppo scientifico, cioè complesso, e non gli viene quindi spiegato sufficientemente, considerando che sono completamente digiuni dell'argomento.
e quindi soprattutto il concetto di infinite combinazioni, no? Che aveva prima presentato il dottor Moscone, cioè l'unicità, ripeto. La confusione sul concetto di spettro autistico, in quanto ci sono sempre visioni differenti, se non proprio la negazione dello stesso, lo sappiamo. E dunque, i maggiori argomenti che affiorano più spesso sul forum sono relativi al trattamento ricevuto da taluni specialisti. E in sunto sono il sentirsi completamente di soli di fronte al futuro, cioè gli viene comunicata una diagnosi o una rivedibilità e punto. L'emotività o la scelta razionale, cioè entrambi i modi che spesso portano alla negazione, ad esempio quello che vi ho detto prima, cioè negare o non negare, nascondere la diagnosi a scuola addirittura per 3 anni. Il bisogno dell'accettazione dell'emotività, ricevendo quindi informazioni anche in una forma empatica, cioè non buttata lì tecnicamente e direi un po' brutalmente a volte e basta. Un bisogno di ascolto anche se ridondante, io vedo sul forum, cioè tornano gli stessi argomenti, torna il modo in cui i genitori cercano di continuare ad apprendere, ad approfondire, è un bisogno concreto che insomma cerchiamo di risolvere. E poi ci sono i bisogni quotidiani, ma questa è una questione che affrontano tra genitori, perché spesso non hanno schemi o una logica da utilizzare. Quindi sono i genitori stessi che suggeriscono, io faccio così, ti consiglio cosa. E poi c'è un altro aspetto, cioè come gestire le crisi, spesso sempre in arrivo, e la loro differenziazione. E quindi dobbiamo spiegare noi cos'è il meltdown, cos'è il tantrum. E perché? Un po' mi azzardo adesso. Se da un lato è vero che gli ultimi anni si sono arricchiti di studi, di lavori scientifici, qual è però lo stato della formazione? Qual è la durata della formazione annua per chi è incaricato nell'ambito dell'autismo? Qual è il vocabolario comune veicolato tra specialisti e quale tra specialisti e genitori? Cioè, esiste una differenziazione? Esiste un progetto, diciamo, non voglio dire di unificazione, ma di protocollo che dovrebbe comunque essere adottato? E si potrebbe dire inoltre che forse una limitata formazione c'è, e da lì deriva anche un caos informativo. Oppure c'è un'informazione, ma di nuovo carente, solo in ambito contingente, cioè non si parla abbastanza di autismo, non si parla abbastanza di Asperger, se non quando poi la famiglia entra dentro a questa problematica. Viene fatta una delega indiretta, voluta o non voluta, dell'ordine informativo. Cioè, come dire, faccio la diagnosi e poi vediamo. Qualcuno ti dirà che cos'è. O forse c'è proprio un deficit formativo alle spalle. Io posso parlare di un'esperienza diretta avuta con un neuropsichiatra in un grosso centro, importantissimo di Roma, la quale mi disse testualmente: e che cosa c'entrano i problemi sensoriali con l'autismo? Ecco, siamo a questo punto. Non sto parlando di preistoria, sto parlando di pochi anni fa. E allora io riassumo qualche necessità. Prima di tutto va spiegata l'unicità dei singoli soggetti, la variabilità dei criteri di diagnosi, cioè che comunque esiste, sì, quella difficoltà, disabilità, come la vogliamo chiamare, nel bambino, ma non è strettamente descritta dal criterio, varia. Saper riconoscere e trattare da angosce derivanti da vissuti colpevolizzanti o disorientanti legati alla diagnosi o alla mancata diagnosi del proprio figlio, perché a volte succede che il proprio figlio perde la diagnosi, ma non gli viene spiegato che potrebbe essere sul clinico o che comunque c'è qualche problematica che però non ha bisogno di un vero e proprio supporto clinico. Conoscere i risvolti psicologici legati all'ipotesi per la trasmissione genetica, c'è anche questo problema, perché escono articoli, escono informazioni, documenti, diciamo, su questo aspetto, e quindi bisogna sapere in qualche modo gestire, accogliere questi aspetti psicologici che si creano nel credere da parte dei genitori all'incapacità personale di non poter generare una vita sana. Abbiamo affrontato anche questa problematica sul forum.
saper valutare le difficoltà specifiche di quella famiglia, ricorrere a una nuova progettualità, cioè si trovano a dover affrontare bisogni, impegni quotidiani e quindi dargli una riorganizzazione. Io, come ho premesso, sicuramente sono cose che conoscete, che fate bene, ma non tutti. Arrivano genitori che sono stati completamente lasciati soli. E poi ancora, migliorare la qualità della vita di minori ed adulti, un ascolto, il coinvolgimento tramite una dialettica onesta, chiara, consona, secondo quello che è il loro caso singolo, diciamo, cioè quello che il loro caso prevede, e non allontanarli dal loro stesso diritto di partecipazione. E nel caso dei genitori, alle scelte che devono rispettare all'interno dei limiti della sopportazione degli interventi da parte dei propri figli. Ultima cosa, questa così, la butto là, pensare a strutture di volontariato da affiancare agli educatori, a cui delegare magari i compiti, il giocare, allevando quindi l'impegno dell'educatore che può concentrarsi su, anche su una supervisione, e fare in modo magari che queste figure di volontariato possano dare più, diciamo, oltre a stare insieme alla famiglia, dare più tempo alla famiglia stessa per stare insieme e risolvere i vari bisogni. Ma io non so se esistono strutture del genere o se vanno in conflitto poi in realtà con altri tipi di supporto. E questo è quanto. Grazie Maurizio per il tuo intervento, assolutamente, diciamo, molto chiaro e anche molto delicato. Le tematiche che tu hai affrontato, Maurizio, sono tematiche, diciamo, che noi chiaramente clinici viviamo tutti i giorni, ma che appunto, come hai detto bene, ormai sono 7 anni che sei moderatore su Spazio Asperger e, passatemi tutti il termine, una certa esperienza, diciamo, clinica in senso lato del termine, cioè di vissuti, no? Quindi di gioie e dolori, insomma, delle persone nello spettro e delle famiglie che spesso, come hai appena detto tu, sono, diciamo, lasciate sole, e questo sembra un po' una frase fatta, in tutti i convegni c'è a un certo punto qualcuno che si alza e dice questa cosa, insomma, quindi è un po' una cosa già detta, ma è così. È così, sia in tutto lo spettro, ok? Chiaramente, tu sai benissimo, Maurizio, sicuramente le sfide, diciamo, che le famiglie si devono trovare ad affrontare, sia tra l'autismo, diciamo, di livello 3 e quello di livello 1, sono differenti, ma non c'è, perché poi anche qui ci sono altre dinamiche, altre, come dire, spesso questioni che si sentono fare, no? Nel mondo dell'associazionismo, tra, come dire, chi ha il problema più grande, insomma, o il dolore o la sofferenza più grande. Sono sofferenze diverse, perché è così, diciamo, assolutamente. Ed è vero che le famiglie spesso, io lo vedo soprattutto, sono lasciate a sé, soprattutto nella comunicazione. È quello che hai detto tu. Mi ricordo vagamente di questa famiglia, che c'era stata questa situazione al convegno lì, appunto, 2018, dei Neurotribù, esatto. Me lo ricordo, ma noi eravamo tutti presi chiaramente dalla organizzazione, quindi forse ci abbiamo parlato, perché vagamente ci hanno fatto domande anche a noi, credo, ma perché questo? Perché io riscontro spessissimo, vedo famiglie, appunto, io, come ha detto Davide, io faccio le prime visite, ne ho fatte tante, avete sentito prima i numeri, quindi ne ho fatte veramente tante, e di persone che vengono da più parti dell'Italia, e quindi vedo che non c'è differenza fra nord e sud in questo, purtroppo. A volte, non sempre, ma a volte capita che, diciamo, i professionisti non spiegano le cose, cioè autismo, no? Questo è un po' un retaggio spesso di chi ha una formazione medica, no? Che non sa proprio comunicare, diciamo, in modo empatico, ma al di là dell'empatia, che chiaramente è in gioco ed è importante, come abbiamo detto, l'informazione, come ha detto adesso Maurizio, c'è bisogno di spiegare le cose, perché, come spesso mi trovo a dire alle famiglie, con un bambino, adesso parlo dell'autismo lieve di cui mi occupo, e quindi di livello 1, di livello 2 che sia,
c'è bisogno, io dico sempre, del manuale di istruzioni. Non basta l'istinto genitoriale per gestire un bambino che ha delle caratteristiche molto particolari. Ci sono quelli più semplici e quelli che sono molto molto complicati. Quindi assolutamente ringrazio Maurizio per questo intervento e per il lavoro che fa sul forum di Spazio Asperger, di cui gli ho sempre detto, insomma, gli siamo grati sia io che David e siamo contenti di quello del suo impegno, così come anche degli altri moderatori. E, assolutamente sì. E quindi grazie facciamo ancora. Facciamo la nostra parte, chiaramente poi ci dobbiamo fermare, no? Perché appunto non siamo specialisti e lì, quindi chiediamo il vostro intervento. Come spesso è capitato, perché più di una volta ci siamo sentiti... Facciamo la nostra parte, insomma. Per situazioni che sono scoppiate sul forum, insomma, ce ne sono negli anni, insomma, ce ne sono state tantissime, insomma, assolutamente. Sì, sì, sì. Bene, grazie ancora Maurizio. Grazie allora, a voi, di nuovo. Saluto allora tutti. Ringrazio tutti.